Ben ritrovati a tutti, amici appassionati di calcio. Eccoci qui dopo il logo di presentazione della manifestazione a seguire assieme questo pomeriggio intensissimo del calcio giovanile. E la prima partita, vedete i giocatori che stanno entrando sul terreno di gioco, la svolgeranno e la giocheranno appunto la formazione della Cremonese sulla destra con la maglia consueta casacca con i colori della formazione appunto di Cremona grigio-rossa. E dall'altra parte con la maglia gialla, pantaloncini neri e bordature, come vedete, nere, appunto la formazione del Brusaporto. All'inizio avevamo detto che c'era la formazione del Brusaporto, la formazione, diciamo così, della prima squadra, invece sono soltanto alcuni giocatori inseriti e che appunto non fanno parte del settore prettamente del settore giovanile e che sono della prima squadra, ma sono davvero pochi. Poi tutti gli altri invece appartengono appunto alla categoria juniores, anche per quanto riguarda il Brusaporto. Vi darò poi i nomi naturalmente, mentre vedete che si stringono la mano e mentre fra poco inizierà la prima di queste tre partite. Vi ricordo che la seconda vedrà di fronte la formazione vincitrice di queste due contro i giovani campioni italiani dell'Atalanta, categoria allievi, e poi la terza partita naturalmente con la formazione perdente, anzi la formazione vincente di questa partita, e che se la vedrà appunto contro l'Atalanta. Questo è il triangolare. Adesso vedete che l'arbitro chiama un po' tutti a raccolta, anche perché questa partita cade proprio nell'imminenza, è vero, del terremoto del centro Italia, dei paesi del centro Italia, e allora bisogna operare il minuto di silenzio, ci sembra giusto, omaggiare i morti, soprattutto chi rimane, soprattutto chi è stato colpito con questa disgrazia. E adesso inizia la partita vera e propria. Naturalmente tutti i presenti, i giocatori, ma tutti coloro che hanno conosciuto Antonio Cadonati hanno dedicato, approfittando di questo minuto di raccoglimento, è vero, il pensiero alla popolazione del centro Italia colpita dal sisma, ma soprattutto a questo grande personaggio, Antonio Cadonati, che dicevamo ha ricoperto diversi ruoli proprio nel calcio provinciale, nei paesi appunto del circondario di Bagnatica, Brusaporto, Costa Mezzate e così via. Il calcio d'inizio, il nipote di Antonio Cadonati, lo dà proprio lui, il calcio d'inizio, Gabriele, eccolo lì, il suo sinistro, abbiamo capito che è Mancino, e adesso è il tempo naturalmente di far uscire dal terreno di gioco appunto il piccolo Gabriele Cadonati, il figlio di Beppe, e poi si inizierà la partita vera e propria. Vi leggo velocissimamente le due formazioni, anche perché naturalmente la cronaca ci impone di parlare proprio di questo. La Cremonese schiera con il numero 1 Garletti, il 2 Lame, il 3 Peri, il 4 Vezzoni, con il 5 Cesari, con il 6 Spagnoli, il 7 Tura, l'8 è Amadio, il 9 Lizzola, il 10 Maffini, l'11 Viola. Poi con il numero 12 Rossi, il 13 Alghisi, il 14 Bertolotti, il 15 Vedova, il 16 Guindani, il 17 Mirtezza, il 18 Sonzoni e il 19 Islam Mayubi. Mentre il Brusaporto schiera con il numero 1 Falabretti, il 2 Tomasi, il 3 Corna, il 4 Zambetti, il 5 Malvestiti, Maffei col 6, Bentley col 7, Seghezzi con l'8, Bertoli con il 9, Ripamonti con il 10 e Facchinetti con l'11. Con il 12 poi a seguire Boni, con il 13 Mungam Tamit. Con il 14 Bassi, il 15 Sanna, il 16 Moioli, il 17 Milesi, il 18 Pacchiani, il 19 Pezzoni, con il 20 Rossi e con il 21 Bonetti. Naturalmente poi si avvicenderanno
appunto durante tutte le due partite che andranno a disputare. È la partita che inizia subito con la Cremonese, che fa capire di non assolutamente non voler cedere, e praticamente dopo pochi istanti, 2 minuti e mezzo circa di gioco, la Cremonese passa in vantaggio e purtroppo questo gol di rapina, se vogliamo. Intanto vedete le ombre sul campo sportivo degli aerei che vanno ad atterrare a Orio, ne sono passati davvero a decine, lo dobbiamo dire, in questo pomeriggio dove noi siamo stati appunto in questo luogo. Del resto la rotta è proprio quella lì. E dicevo, la Cremonese passa in vantaggio con il gol del numero 10 Maffini, era il terzo minuto in pratica. E da quel momento in poi il Brusa cerca di reagire. Qui c'è un episodio che non è sfuggito al direttore di gara, a noi per la verità dagli spalti è sfuggito, un cross, un colpo, un tocco con la mano. Adesso va il difensore della Cremonese a parlare col direttore di gara, il quale gli spiega i motivi del fischio per il calcio di rigore dagli 11 metri. Va a presentarsi Ripamonti, Lorenzo Ripamonti. Andrà a compiere i suoi 18 anni il 29-12. Vi ricordo che anche la squadra del Brusa è la squadra juniores, sono quasi tutti del 98-99, tranne due, vi sarò più preciso fra poco. E allora Ripamonti va sul dischetto, siamo al 28esimo, vi dicevo, la possibilità del. E infatti è così, del gol dell'1-1, e dunque si ritorna ancora in perfetta parità. E la partita rimane sul binario, se vogliamo, di un certo equilibrio per una decina di minuti abbondanti, fin quando si arriva al 40esimo, e queste sono le immagini proprio di questo tempo unico della prima partita, quando il cross dalla destra è troppo invitante per Seghezzi, che con il piattone sinistro mette in porta, in rete, il gol del 2-1. Dunque Brusa che opera il sorpasso 2-1 quando mancano 5 minuti, più recupero al termine di questo primo incontro fra la Cremonese e il Brusa Porto. Naturalmente la Cremonese non ci sta, cerca di attaccare, ma è ancora il Brusa in una sorta di contropiede che riparte esattamente al 43esimo. Ancora il pallone, vedete che bella azione questa, cerca di andarsene, poi il tocco di esterno, bello, e stringe al centro, e si tratta di Bertoli, e non ha difficoltà, c'è un'autostrada davanti a lui, e comunque va a depositare in gol il pallone del 3-1. La partita ormai sembra chiusa, mancano soltanto 2 minuti più il recupero, ma invece la Cremonese ci crede ancora e si riprende con un batti e ribatti, se vogliamo, lì nella zona centrale del cambio, con palloni persi da una parte e dall'altra, fino a quando la Cremonese riparte dalla propria tre quarti con questo tocco. Una manovra piuttosto elaborata, però una manovra che, come vedrete, alla fine porterà proprio i grigiorossi al gol del 3-2. Lo anticipiamo, gol realizzato da Colò Lizzola. Colò Lizzola, lo dico per inciso, mentre state vedendo la costruzione dell'azione, che festeggia nella maniera più bellissima possibile per un giocatore. Eccolo qua il suo gol, i suoi 18 anni proprio in questa giornata. Lui compie i suoi 18 anni il 27 d'agosto, qui si sta giocando appunto in questa giornata, e c'è il gol del 3-2, ma non c'è più tempo. E la partita finisce lì, finisce, vedremo fra poco l'arbitro, non ve ne ho ancora parlato, è il signor Alberizzi, che dichiara chiuse le ostilità di questa prima partita del triangolare, con il risultato di 3-2 a favore della Cremonese. Dunque ad affrontare la formazione dei giovani allievi dell'Atalanta, campioni italiani, sarà proprio la Cremonese nella seconda partita, e il Brusa la affronterà nella terza e conclusiva partita. E approfitto del tempo fra la chiusura di questa partita e l'inizio della prossima partita che vedrà in campo l'Atalanta per parlarvi di questo triangolare ideato e fortemente voluto dal figlio di Antonio Cadonati, vale a dire Beppe, coadiuvato da chi è nel mondo del calcio da tanti anni e che vuole ricordare la figura di uno dei pionieri del calcio provinciale. Siamo nei primi degli anni 70.
non tanto come giocatore, ma come consigliere prima e presidente poi di squadre come il Bagnatica, lo Sporting di Seriate, il Costa Mezzate, dove ha lasciato naturalmente indelebili ricordi, prima umani e poi sportivi, andando poi a vincere anche il campionato di seconda categoria. Ma sappiamo che questo è, diciamo, questo assunto è molto, molto, diciamo, lacunoso per quanto riguarda i risultati ottenuti dal dirigente Antonio Cadonati. Poi all'inizio degli anni 90 ha lasciato il mondo del calcio per impegni di lavoro, ma la passione gli è rimasta un punto fermo, però il suo tempo libero era sempre davvero poco. I suoi rapporti comunque con i tanti protagonisti del mondo del calcio sono proseguiti anche in ambito lavorativo. Basti pensare che ancora oggi alcuni allenatori, nonché i giocatori, sono dei preziosi collaboratori dell'azienda da lui creata e oggi guidata dal figlio Beppe. Ed è proprio per questo che a 2 anni dalla sua scomparsa i familiari hanno pensato di ricordarlo attraverso questa giornata, della quale noi vi stiamo mostrando le immagini. Immagini che vi documentano appunto questo secondo incontro dove ritroviamo la Cremonese in maglia grigio-rossa, naturalmente con gli stessi o quasi tutti i giocatori, visto che ne ha a disposizione 19 il mister, non ne ho ancora parlato, ma il mister della Cremonese è Giorgio Gatti, è il secondo anno che è sulla panchina dei Berretti. Voi naturalmente chi mastica calcio sa benissimo che Giorgio Gatti ha giocato per ben 14 anni nelle file dell'Effe e prima ancora giocava nell'Inti Mellen di Mister Finazzi, insomma davvero un grande ruolino di marcia per quanto riguarda la sua carriera. E dicevo che appunto la Cremonese trova di fronte, e qui lo vediamo in maglia bianca, la formazione dei giovani campioni italiani degli allievi dell'Atalanta. Atalanta che naturalmente vuol dimostrare tutto il suo valore. Ed in effetti con il senno di poi naturalmente posso davvero dirvi con sincerità che questa è stata la miglior partita delle tre disputate, quella fra la Cremonese e i giovani allievi dell'Atalanta, dove i ragazzi allenati da Massimo Brambilla, vale a dire gli atalantini. Ed in effetti con il senno di poi naturalmente posso davvero dirvi con sincerità che questa è stata la miglior partita delle tre disputate, quella fra la Cremonese e i giovani allievi dell'Atalanta, dove i ragazzi allenati da Massimo Brambilla, vale a dire gli atalantini, insomma hanno mostrato davvero delle qualità non indifferenti. E proprio a questo proposito della Cremonese vi ho già parlato dei 19 componenti la rosa invitati a questo e presenti a questo triangolare, vi devo parlare invece dei 22 giocatori a disposizione appunto di mister Brambilla. Con il numero 1 c'era Boccignoni, con il 2 Frana, il 3 Bulgarella, il 4 Isacco, con il 5 Cragia, il 6 Cavalli, il 7 Peli, Rinaldi con l'8, Nivo Zacchi con il 9, un giocatore interessantissimo, lui è nato il 26 gennaio del 2000, anzi mi fermo proprio per dirvi che tutti i 22 giocatori a disposizione di mister Brambilla sono tutti del 2000. Dicevo con il 9 Nivo Zacchi, con il 10 Kulusevski, con l'11 Cambianghi, poi Piccirillo con il 12, Heinderink con il 13, Cavagnis con il 14, Vedovati con il 15, Dariva con il 16, Luca Panagiotis con il 17, Rizzo con il 18 e Fanti con il 19. Sono 19 anche i giocatori a disposizione dell'allenatore atalantino. Allenatore, vi ricordo che anche il dirigente accompagnatore della squadra atalantina era Augusto Merletti, il dirigente addetto all'arbitro Egidio Acquaroli, mentre il massaggiatore Roberto Tarenghi. Vi ho detto più o meno tutto, anzi no, l'arbitro dell'incontro di questo incontro era il signor Gelmi. E allora andiamo a vedere, avete già visto alcune delle azioni principali. Mentre vi parlavo, avete già visto anche la realizzazione del gol da parte della Cremonese al 19esimo, al 22esimo, chiedo scusa, da parte del numero 19, che si tratta di Islam Majoubi, che è riuscito a battere la difesa dell'Atalanta, a portare in vantaggio la Cremonese, che ha resistito a diversi attacchi con bellissime parate da parte del portiere appunto della Cremonese Andrea Rossi, ma poi proprio a un minuto dalla fine ha dovuto
inchinarsi al gol, e lo avete visto nel frangente di Nivozaki, questo ragazzo dal fisico, considerate che ha 16 anni, questi hanno tutti 16 anni i ragazzi dell'Atalanta, e Riling, questo è il Riling, Nivozaki ha riuscito a mettere in gol il pallone dell'1-1. Si era al 44esimo, la Cremonese sul capovolgimento di fronte ha avuto con il suo numero 9 la possibilità di riportarsi in vantaggio, ma qui è stato bravo il portiere Boccignone a dire di no, era stato appunto Lizzola a presentarsi lì davanti a lui, ma Boccignone con una grandissima parata ha salvato l'1-1. Però il regolamento a questo punto non dice che nessuna delle squadre non può accettare il pareggio, allora si va ai calci di rigore, noi ve li facciamo vedere in successione questi calci di rigore, ne sono già stati tirati due, l'Atalanta ha realizzato, la Cremonese no, l'Atalanta realizza il secondo calcio di rigore, si porta sul 2-0 a questo punto, e adesso è il giocatore della Cremonese che va sul dischetto, si tratta, se non ho visto male, del numero 5 Cesari, che è riuscito a realizzare 2-1, ancora l'Atalanta, e qui per poco il bravissimo portiere Andrea Rossi non riesce a deviare, non trattiene però il pallone, siamo sul 3-1, Cremonese ha ancora una chance, non deve assolutamente sbagliare, infatti non sbaglia, 3-2 il punteggio, ne mancano ancora due di rigori, l'Atalanta prosegue, adesso sul dischetto si porta Simone Isacco, la sua breve rincorsa, pallone a mezza altezza imparabile, portiere da una parte e pallone da un'altra, siamo sul 4-2, se sbaglia adesso la Cremonese può dare quasi del tutto addio, vediamo di sinistro la conclusione che si infrange sulla traversa, e dunque siamo sul 4-2, a questo punto se la partita, se viene realizzato il quinto rigore, non c'è più possibilità di recuperare, infatti non andrà a calciare il rigore il giocatore dell'Atalanta. Vediamo con il numero 11 l'atalantino, ed è Cambianghi, la sua conclusione, il gol, dunque vince l'Atalanta 4-2, e a questo punto l'incontro finisce lì, e naturalmente subito il tempo di andare negli spogliatoi a dissetarsi un po' per i giocatori atalantini, ed eccoli ritornare in campo per la terza e ultima partita. Il Brusa in maglia gialla, bordature nere, ha vinto 3-2 con la Cremonese, l'Atalanta ha vinto i calci di rigore, e chi vince fra queste due formazioni naturalmente vince anche la seconda edizione del trofeo alla memoria di Antonio Cadonati. Per quanto riguarda le due formazioni ve ne ho già parlato, allora andiamo in questa nostra sintesi, in questo nostro montaggio, a mostrarvi le azioni principali che iniziano subito dopo i saluti e convenevoli di rito, chiamiamoli così, inizia subito l'incontro, vedete che intanto Gabriele se ne torna festante dal suo babbo là a bordo campo, lo vedremo poi Giuseppe Cadonati proprio in chiusura del nostro servizio, naturalmente andare a premiare le squadre partecipanti e così via. Inizia l'Atalanta, il calcio d'inizio, vediamo in campo il numero 10 per quanto riguarda l'Atalanta, e si tratta di Dejan Kulusevski, che non ha giocato nel primo tempo, qui con il numero 7 Lorenzo Peli, poi con il numero 11 abbiamo visto ancora in campo Nicolò Cambianghi, con il numero 8 c'è ancora in campo il numero 9, il numero 9 è Riling Nivozaki, lo vedete inquadrato, insomma qui siamo, mentre dall'altra parte con l'11 è Gianluca Boni, ma vi ho già parlato un po' di tutti questi giocatori, con il 20 c'è in campo anche con il numero 20 Lorenzo Rossi per il Brusa, e è proprio il Brusa Porto che batte il calcio d'inizio di questo terzo e ultimo incontro, chi vince qua si aggiudica la seconda edizione del trofeo alla memoria di Antonio Cadonati. Pubblico intanto è rimasto numeroso e anche perché chiaramente c'era un pubblico di fede casalinga, insomma stiamo giocando sul campo di Bagnatica, ma lì vicino c'è Brusaporto che ha una grande tradizione nel calcio, vi ricordo che la prima squadra giocherà nel campionato d'eccellenza, mentre il settore giovanile che stiamo vedendo adesso, a proposito di questo adesso vi parlo anche dei ragazzi che fanno parte di questa formazione, perché oltre a
la maggior parte dei ragazzi che sono nel 98-99, loro fanno già il campionato juniores, non allievi. C'è anche un 95 che è con il numero 5 Daniele Malvestiti, un altro 95 il numero 3 Daniele Corna e poi un 96 Douglas Bentley. Poi abbiamo tutti i giocatori del 98-99, insomma ci sono al 3. Sui 20 anni, 20-21 anni, come vedi, 2-21 anni, uno di 20 e poi tutti gli altri di 18 e 19, 18 e 17 anni per la verità. Vabbè, comunque vi ho già descritto il tutto per quanto riguarda appunto questa formazione che comunque non ha assolutamente giocato male. Devo dire una cosa che chiaramente qui si è visto in questa partita, gli allievi, attenzione intanto a questa conclusione centrale ben neutralizzata dal portiere Falabretti, dicevo che gli allievi dell'Atalanta anche in questa partita hanno dimostrato di avere qualcosa in più, possesso palla e soprattutto visione di gioco un po' più approfondita, senza nulla togliere, ecco vedete questo bello scambio atalantino ancora con la palla in area, qui sbaglia però il cross, azione che viene vanificata. E termina fuori, ancora un tentativo in contropiede, qui c'è la possibilità di andare alla conclusione, ancora una volta il portiere del Brusa che fa miracoli e riesce a deviare in calcio d'angolo, ancora pallone poi allontanato, la difesa parte con il disimpegno ma è veramente difficile sorprendere l'attenta difesa atalantina, qui ci ha provato Facchinetti ma ancora la palla che è lì e va a terminare in rete per il gol. Esattamente all'ottavo minuto di gioco, ancora lui, Nivo Zacchi, che già aveva risolto il problema andando a pareggiare all'ultimissimo minuto con la Cremonese, Rilind Nivo Zacchi che è riuscito a portare in vantaggio dopo 8 minuti la formazione in maglia bianca dell'Atalanta, allenata come vi dicevo dal bravissimo Massimo Brambilla. E noi con le immagini passiamo naturalmente vedete che ci sono diversi cambi da una parte e dall'altra, è stato proprio questo come di solito usano fare gli allenatori, ne approfittano di queste partite, vedere esce proprio Nivo Zacchi con il numero 9, entra un suo compagno, vediamo di chi si tratta, vi ricordo che questi sono i neocampioni italiani, questo è con il numero 17, si tratta di Panagiotis Louka, dal nome, anzi no, mi dicono che è cipriota, non greco come si poteva pensare, cambia poco comunque, questo ragazzo che dimostra anche lui, come vedete, è nato Panagiotis Louka l'8 settembre del 2000, l'8 settembre del 2000, dunque fra una decina di giorni andrà a compiere i suoi 16 anni, pensate un po' davvero giovane. Comunque l'Atalanta, anche dopo essere passata in vantaggio, non ha concesso molto in difesa al Brusa che praticamente si è trovato, dopo 5 minuti dal aver subito il primo gol, si è trovato sotto di un'altra rete, la vedremo fra poco nella nostra sintesi, la rete firmata da Dariva e vorrei parlarvi di questo ragazzo. Intanto il Brusa tenta una sortita, ecco forse questa è l'occasione migliore, ma qui veramente è riuscito. Poi c'è un fallo, una posizione di fuorigioco fischiata. Il portiere, però, Boccignone, mi pare che sia ancora lui, è stato davvero bravo. Non so se è il portiere Boccignone o se è il numero 12 Picirillo, Luca Sergei Picirillo, che è riuscito a deviare. Poi l'azione è stata fermata dal direttore di gara che in questa seconda partita era ancora Alberizzi e si ripropone in avanti, dicevo, volevo parlarvi di questo ragazzo con il numero 16, Jacopo Dariva, 27-10 del 2000, dunque a ottobre compirà 16 anni, veramente un ragazzo dai piedi buoni, c'è ancora un cambio, qui nelle file del Brusa esce con il numero 20 Lorenzo Rossi, entra con il numero 15 Mattia Sanna, sempre nelle file del Brusa, pronti i cambi anche a livello atalantino, anzi è il numero 15 dell'Atalanta che entra, esattamente Mirko Vedovati, eccolo lì, insomma i cambi a go-go e come vi dicevo la partita trova la sua soluzione definitiva al 13° minuto di questo terzo e ultimo incontro con il gol che andremo a mostrarvi
fra poco. Dovrebbe essere questa l'azione, parte il cross, eccolo lì il tocco, no, non è questa, però il gol di Dariva che porta la formazione atalantina sul 2-0 e a questo punto per il Brusa non c'è più niente da fare, partita poi che ha vissuto sui tanti cambi che ci sono stati e dunque non ha più sortito nessun effetto sul risultato. Vediamo ancora questo tentativo di penetrazione, conclusione fuori misura, questa volta è stato il tentativo di Gabriele Fanti, lui 16 anni li ha già compiuti e poi questo intervento in area, ancora si giochicchia col pallone in maniera pericolosa, infatti glielo rubano ai difensori del Brusa, i giocatori giovanissimi ma con già questo aspetto tecnico non indifferente, questa volta a rubare il pallone è stato proprio Jacopo Dariva. Vediamo proprio Dariva, è un'entrata in tackle scivolato, comunque efficace, ripiega la formazione atalantina. Va ancora a coprire l'attacco, ormai gli attacchi, quelli del Brusaporto sono piuttosto sterili, quelli invece atalantini sono efficaci o perlomeno sembrano sempre più efficaci. Ancora un pallone lì a ridosso del limite dell'area, vedete riconquistato, non filtra il pallone per Dariva che poi viene forse toccato in maniera fallosa, si lotta, lotta proprio Dariva su tutti i palloni, anche con diciamo un'entrata abbastanza decisa, ecco, non cattiva ma decisa. Riconquistano ancora il pallone, cercano di andarsene, vediamo Dariva, c'è la conclusione, non è Dariva ma il numero 15, Vedovati, conclusione però alta sulla traversa. Ancora la palla e ancora il pallone viene lasciato filtrare in area di rigore, guardate che Veronica, bellissima conclusione però. In mezzo a due uomini era riuscito ad andarsene, conclusione però poco efficace che non mette in apprensione il portiere del Brusa e l'attacco, cerca l'attacco il Brusa con questo pallone invitante da parte di Sanna, nulla da fare, troppo corto, allora manovra Malvestiti per l'Atalanta che riesce o perlomeno cerca di far salire i suoi e naturalmente ormai la partita non ha molto da dire, il secondo gol è già stato realizzato. Purtroppo non l'abbiamo colto, comunque gol da parte di Dariva, vi dicevo al 13° minuto e la partita lì è finita. Atalanta che ha controllato il gioco, non ha permesso molto ai suoi avversari. Qui Dariva cambia ancora gioco, scodella dalla parte opposta del campo dove arriva, cerca la penetrazione, bella l'azione difensiva ma riconquista il pallone, però è stato commesso il fallo, credo no, l'arbitro ha lasciato correre, però la telecamera non ha colto il cross, pallone però terminato fra le mani del portiere Falabretti, ancora conclusione, ancora Falabretti, anzi no, il numero 12, adesso ho visto bene, Lorenzo Di Pamonti, diamo pane al pane, vino al vino, come si dice, perché Lorenzo Di Pamonti anche in questa partita è stato davvero bravo. Pallone un pochettino corto, se la sbriga bene. Noi naturalmente lasciamo scorrere ancora qualche immagine prima di andare a concludere anche la sintesi di questa partita, della quale vi ho già raccontato tutto. Il risultato di 2-0 a favore dell'Atalanta Bergamasca Calcio, i giovani allievi, neocampioni d'Italia, che hanno mostrato qualità a 16 anni, hanno mostrato che sicuramente far parte di una gloriosa società dove il settore giovanile è stato davvero sempre una gran bellissima cosa per appunto la squadra nero-azzurra, non è servito certamente a tanto. Adesso l'arbitro ha fischiato la chiusura, noi abbiamo il tempo naturalmente di spostarci con la nostra telecamera, spostarci e a seguire le premiazioni come potete vedere. Ed eccoci dunque al momento conclusivo, il momento in cui naturalmente la figura ancora una volta di Antonio Cadonati viene ricordata da tutti coloro che amano il calcio. Qui vediamo in particolare Fausto Colleoni, che è il presidente del Bagnatica Calcio, che da due stagioni a questa parte sta tentando di risalire a quelle che sono naturalmente posizioni più consone a quello che è stato
a quella che è la storia del sodalizio che proprio su questo campo ha ospitato il triangolare. Dunque, dopo le parole del presidente del Bagnatica, andiamo a vedere le altre premiazioni. Eccolo qua, il con un premio particolare anche all'arbitro dell'incontro, il signor Alberizzi, eccolo qua inquadrato, che ha arbitrato due partite ed ha superato un grave, diciamo così, un grave disguido che era successo da parte dei tre arbitri designati che non si sono presentati, dobbiamo dire. E qui intanto eccolo qua il l'allenatore Giorgio Gatti della formazione della Cremonese e viene premiato da Foiadelli. Giorgio Gatti, indimenticabile protagonista degli anni belli dell'Effe, prima nell'Intimellen, dicevo, con Finazzi, ha raccontato un po' la sua storia in maniera veloce. E dunque grande protagonista di quando il calcio nella Bergamasca, anche a livello di Serie D, Serie C, Serie D, era davvero importante e soprattutto un calcio che ha raccontato una storia. E adesso invece la premiazione al mister, eccolo qua, Mazzilli del Brusaporto, a premiare Cingarlini, che è un prezioso collaboratore appunto anche di Giuseppe Cadonati. Mazzilli bravissimo, c'ha una bella squadra, non c'è niente da dire, i giovani del Brusaporto, mentre adesso viene chiamato mister Brambilla, Massimo Brambilla, eccolo inquadrato, dell'Atalanta, neocampione italiano, e lui il premio lo riceve dal signor Mascheretti, che credo sia un altro dirigente appunto e soprattutto una persona che ha un grande rapporto di amicizia per quanto riguarda il signor Cadonati. Adesso la premiazione per quanto riguarda le classifiche, con il terzo posto alla squadra della Cremonese, e a premiare c'è l'assessore allo sport di Bagnatica. L'assessore allo sport di Bagnatica, eccolo qua, giovanissimo anche lui, e naturalmente a questo punto va la targa a premiare Roberto Vavassori. Eccolo qua ancora Gatti, che riceve il premio, terzo classificato, anche con un po' di sfortuna dobbiamo dire. Perso 3-2 col Brusaporto, ha perso i rigori con l'Atalanta, a un minuto dalla fine sembrava fosse tutto in bilico e invece eccolo lì. E poi al secondo posto proprio il Brusaporto, è a premiare il presidente della SD di Bagnatica, anche nel pieno rapporto di una collaborazione appunto con la formazione più quotata del Brusaporto. Eccolo qua il capitano del Bagnatica, del Brusaporto, chiedo scusa. Premio da parte di Fausto, consegnato da Fausto Colleoni, è il primo premio, e qui non poteva essere che Giuseppe Cadonati a consegnarlo in memoria e ricordo del padre Antonio, a consegnarlo al rappresentante dell'Atalanta Bergamasca Calcio. Questi ragazzi che vi ricordo sono campioni italiani. Qui è il capitano della formazione atalantina che riceve il premio, e si tratta del numero 3, Enrico Bulgarella. E poi la foto di rito, c'è Alex pronto per le foto, foto di rito per tutti e soprattutto a ricordo di questa seconda edizione del triangolare alla memoria di Antonio Cadonati. Un bel pomeriggio di calcio dove certamente il meglio del calcio giovanile della nostra provincia l'abbiamo visto e rivisto, sto parlando naturalmente degli allievi dell'Atalanta, ma anche del calcio giovanile a livello provinciale e regionale, come può essere la squadra del Brusaporto e della Cremonese. Insomma, davvero un bel pomeriggio e che noi abbiamo ripreso e che vi abbiamo proposto con le nostre telecamere, con la sintesi, con le migliori azioni per così dire delle tre partite, ricordandovi che ha vinto l'Atalanta Bergamasca Calcio, la squadra degli allievi, neocampione italiana,
Al secondo posto il Brusa Porto, una bellissima squadra, quella giovanile del Brusa, e per concludere al terzo posto una sfortunata Cremonese. Avete visto nelle immagini anche Giuseppe Cadonati, il figlio di Antonio, è stato lui l'ideatore già dalla prima edizione di questa seconda, ha ringraziato tutti coloro che gli hanno dato una mano, dando l'appuntamento alla terza edizione, quella dell'agosto del prossimo anno. E noi andiamo a concludere ancora con un'ultima immagine, qui il protagonista è Ezio Cingarlini, altro guru del calcio provinciale. È tutto, grazie, buona serata a tutti da Lorenzo Noris.